fanno inquadrare la stanza che sembra che sia esplosa una bomba. Buongiorno amici dal vostro Anima Arabica Entrepreneur. Dopo essere entrati ieri dal Palazzo della Finanza in costume, posso solo che essere un imprenditore arabo. Oggi esattamente andremo là. Quei palazzi là in fondo sono un'isola. Ci si arriva tramite un ponte ed è là che abita Luca. Comunque, visto che ormai siamo del posto, vestiamoci in modo super sobrio. Ah, giusto, tra l'altro mi sono dimenticato una cosa, perché ieri sera sono arrivato tipo alle 3 di notte, stanco dopo l'evento, e ho dimenticato di aprire il pacco Amazon che mi ha lasciato qua davanti alla porta. Non riesco con una mano. Che cazzo c'è qua? Ma cazzo, ma sono super cordiali qua a Dubai. iPhone 13 Pro Max che ci sta anche la modalità cinema, quindi, cioè, prossimi vlog spettacolari. Ma c'è qualcos'altro qua dentro? Che cazzo è sta roba? Ma che cazzo vuol dire? Mi hanno pure dato una sim di Dubai. Vabbè, come al solito siamo italiani, siamo in super ritardo. Sarebbe il caso di vestirsi. Ah, sì, siamo pronti. E comunque devi anche muoverti tu, stupido. E come vi ho fatto vedere a Milano, mi sono arrivati due zaini Prozis. Questo qua è il mio, questo l'ho lasciato a Jurozzo per il viaggio. Molto desertica come situazione all'avventura. Ho anche messo tutti gli accessori che non arrivavano direttamente con lo zaino. Ovvero questo qua sotto. Abbiamo la tasca qua ed è super super capiente. Minchia, Frax, ti sta una bomba. Grazie Prozis. Eccolo, è tornato. Let's go. Volevo farvi vedere un attimo dove ci stavamo trovando. Fottutamente incredibile. Qua andiamo a casa, entriamo dentro casa. Vai, non vedo l'ora. Già da fuori sembrava super figo. Nella nuova dimora. Oh, e qua? Non mi dispiacerebbe anche a me avere un salone con questa vetrata comunque, eh. Tanto c'è la mia ragazza che lavora. Questa è postazione di lavoro? Dove qua? È tipo un'isola. È un'isola, si chiama Blue Water. In sostanza collega con un ponte. C'è questo isolotto, ci hanno fatto la quadra panoramica inoltre. Ma quanto ci mette a fare un giro con la fare lì? Non si percepisce dal video quanto è grande. Tu calcola che lì dentro le cabine possono fare feste, poi c'è il letto. Cioè, sono tutte tipo a tema. E quindi ci puoi mangiare, dormire. Poi c'è iniziato a dormire. Io anche era family friendly. Poi ci puoi fare feste e dura tipo 45 minuti il giro completo. Quasi un'ora, una follia assurda. Dormire non lo so, però ci sono delle cabine dove ci sono tipo dei letti, non so cosa faccia. Ed è quello che faremo dopo. Non si sa cosa, ma ci andremo. In sostanza questa è GBR, che è la zona quella, diciamo, diventata più in. Lì c'è l'Atlantis e poi c'è la Palma dietro. L'Atlantis cos'è? Quello là in fondo? Sì, quello lì. Quello là in fondo? Sì, il palazzo costruito un po' come gli va. Quanto costa la roba là? Al penthouse da 10-20 milioni di euro. Già qui costano sui 5-10 milioni di euro la trovi. Perché questi sono appartamenti e poi in alto c'è tutte le penthouse. Gli attici tipo? Sì, che sono un po' come questi, però c'hanno tipo un po' più di stanze. E poi c'è una vista incredibile. Paghi ovviamente la vista. È un po' come l'hotel, cioè se hai la vista sul mare è una cosa, se ce l'hai da dietro un'altra. Sì, la città un po', soprattutto turisti adesso stanno venendo tanto, è soprattutto per il mare, quindi vista sull'oceano, sul golfo. Poi lì c'è la Palma, lì c'è una crociera. Questo tutto partono dall'Italia quelle. Poi inoltre qua sotto stanno sempre una bella sfilata di auto, perché questa è una zona abbastanza in residenziale. Questa è veramente, ma anche vista dall'alto è bellissima, cioè non si percepisce. Io ho questa cosa dell'arte e quindi anche nell'architettura, cioè sì, tutto questo studio qua a Dubai è pauroso. Tutti adorano il Duomo di Milano, la cattedrale. Ma sì, è diverso. Per me anche fare una strada così con tutte le striature, cioè è una roba bellissima. Un'altra, come la Fiat Multipla in Italia. Olè, un'altra. Aspettala dopo, un'altra. Infatti passano tipo auto. A parte i taxi sono tutte auto fighissime. Perché questo va tutto a building. L'indirizzo infatti è semplice: building 1, building 2, building 3. Quest'isola è un complesso di tanti. È un complesso, ad esempio, lì. Hanno fatto una mini città vicino alla grande città. Esatto, questo è un centro commerciale davanti casa. Cioè, paghi tanto, ma hai qualsiasi cosa a portata di mano. A livello costi qui stai dai 13.000, 20.000 euro al mese. Se paghi tutto anticipato. Di affitto? Di affitto. Sì. Economico. Guarda, se paghi tutto anticipato, uno più anni, arrivi sui 9.000 euro al mese. Fa lo scontone, ok. Esatto, se tu gli dici guarda io lo prendo per due anni e ti do tipo 300.000 euro. Sì, è un po' come per prendere le case a Milano in versione più piccola, gli dico ti do un anno di affitto, non mi fa lo sconto ma te la danno subito. Sì. Un po' è quello. Sì, la... sì, il fatto sta che anche se le vorresti, anche se c'è soldi e tutto, non le puoi più prendere perché è tutto completamente... Qua è full, perché è super in come posto. C'hai quelle dall'altro lato che è solamente vista oceano, qui invece c'hai oceano, vuoto. Sì, 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 ruota panoramica. Vista migliore, secondo me a Dubai non esiste. Ma è incredibile, cioè adesso mi sto focalizzando a svegliarsi con questo tutti i giorni. Sì, poi lì c'è il yacht, le moto d'acqua, tutto qui, praticamente veramente tutto qui. Poi un'altra cosa molto importante, anche rivenendo al discorso della security, se c'è un bambino, c'è un figlio e per puro caso vai in mezzo alla strada, stai sicuro, non ti acciaccheranno il figlio. Sì, ma io ho una domanda, perché già da un anno
ho detto, nel caso lavorassi bene, a fine anno voglio farmi un premio. E visto che non ho mai avuto un orologio, mentre mi spiegavi, ho visto un bellissimo orologio al polso. Sì. Cioè, tipo questo? Questo è un Patek Philippe 5712 Nova Rosa. Sì, valore di mercato siamo sui 160-170 mila euro. Mi sono appassionato molto agli orologi per investimento, per questa roba qui, e perché a Dubai li trovi disponibili, vai cash, qua un'altra cosa è Dubai che puoi pagare cash, cripto, sì. Sì, qua ti piace una casa, la compri anche cripto, si ha ovviamente la disponibilità. Che figata, cioè qua proprio futuro, futuro. Prima. È altro da far vedere? Sì, io li tengo in salone, qualcuno, poi il resto tutto in cassetto in sicurezza. Anche se non toccano niente. E questo qua è il cassettozzo? Sì, qua c'ho giusto qualcosina, poi. Giusto qualcosina? Giusto qualcosina. Ma scusami, se quello al polso costava 170? Allora, questo qui sta a 150-160 mila euro. Questo è un Patek Philippe Aquanaut. Li tengo proprio manicalmente, se vedi qui c'hanno ancora le pellicole. Vabbè, ma che figata. Tipo, anche io avevo conosciuto una persona che aveva 4 Ferrari e mi diceva, ma scusami, perché i 4 Ferrari non ti compri direttamente Ferrari la Ferrari? E mi fa, no, ne devi avere almeno 6. Le devi usare almeno, oppure le devi tenere in garage per avere quella. Follia. Pazzia, quando mi hanno detto questa cosa qua, beccati sto rolli. Avrei paura in Italia stare con questa cosa al polso. In Italia parecchio. Ti tolgono il polso, te lo tolgo, te lo segano diretto. Vabbè, Lu, grazie mille, ciao, per, ciao. Grazie mille per l'ospitalità. Ci vediamo domani. Poi qua dentro non dà fastidio al polso perché c'ha queste prese d'aria. L'hanno fatto apposta. Ma così non ti suda? Sì, e pensa che il bracciale l'hanno preso dalle macchine da pista. Per il top comfort, beh, ci sta con quello che sì, spendi sì, poi. La qualità, sta roba. Lì c'è un Royal Oak, referenza 15300 ST. Ma Audemars Piguet? Sì, questo diciamo è l'orologio di punta, cioè quello che un po' tutti conoscono come Audemars Piguet, l'orologio iconico che ha fatto il design Geralgenta. Infatti questi stanno prendendo anche un bel valore. Quant'è il valore di questa cassetta adesso? Allora, questa cassetta più questo che ho addosso siamo intorno al 500.000, 500.000 euro. Qui io ho gli orologi in cassetta di sicurezza e ovviamente ho l'applicazione Chrono24 che mi dice anche tutto il valore. Ad esempio io l'ho comprati in questi ultimi 2 anni gli orologi e ho 1.400.000 euro di valore di orologi. Eh? E se calcoli il profilo. Ah, cioè da quando l'hai pagato e quanto vale adesso? Esatto. Cioè l'applicazione ti dà questo esatto. Dato? Ed è anche un po' fake perché potresti fare di più perché qui ti prende, diciamo... Dei dati un po' generici? Sì, perché su Chrono la maggior parte degli annunci sono fake. Cioè sono orologi che non ci hanno più, già venduti. Oppure li utilizzano per farsi dare il contatto e poi ti rivendono roba. Quindi non sono proprio veritieri. Fatto sta che abbiamo un profitto del 110% e un profitto di 750.000 euro. Quindi io ho speso Madonna. Su questo 1.400.000. Se fai meno 1.400.000 e 26 meno il profitto... È quello che ho speso io per comprarli tutti. Se li vendessi tutti oggi avresti fatto quasi 1.000.000 di profitto investendo in orologi. Madonna, cioè le case sfottute la grande l'investimento rispetto sì, all'orologio. Sì, cazzo, sì. Qui abbiamo questo che c'ho al polso, sì. Che è questo qua, che c'ha un valore di 153.000 euro. Mm-hmm. Se noi andiamo a vedere 6 mesi fa l'ho comprato a 82.000 euro e io l'ho comprato, c'ho anche il video YouTube. Vuoi spiegare un po' tutti cosa sono gli NFT sì, in generale? Sì, si parla tanto di NFT. Quanti ti contattano a chiederti? Da tipo 2-3 mila al giorno di minchia. Cerchiamo un po' di spiegare cosa sono gli NFT anche, magari c'è la community che non lo sa eccetera. Ora in tutti i video dicono sempre sai non fungi molto, alla fine comunque la gente non capisce comunque un cazzo, cazzo no, no. E in sostanza non è nient'altro che la rivendicazione di una proprietà, ok? Allora, perché è unica, esatto, come il latte, no? Quando tu c'hai un quadro lo puoi vedere solo tu, una persona lo può, esatto, c'è lì il quadro, ma anche se uno ci fa una foto il quadro è sempre tuo, ce l'hai in casa, certo. Oppure anche quadri d'arte importantissimi, tutti c'hanno la foto, però il quadro è proprio come andare stato al museo, ti fai la foto, ma è quello là. Esatto, è la stessa identica cosa, solamente che con la digitalizzazione del mondo le persone hanno creato questa tecnologia, che è una tecnologia ottima. Tu ad esempio nelle palestre capace non vedrai più il pass di plastica per entrare nella palestra, capace che nel tuo wallet, nel tuo portafoglio, che è pure questo, tipo Ledger. Sì, magari sarà proprio pagamento in cripto e il pass in NFT. Esatto, ma perché risparmi anche dipendenti, strutture, sai che ti leggi. Ed è anche più veloce. È veloce, è rapido e poi è certificato, cioè io non ti posso passare il mio pass, cioè capito? Oh, Crypto Guru, ma l'hai visto che ci hanno acceso il benessere per noi? Chiaramente, cioè l'hanno accesa per noi. Non ti pensi che io stia parlando? L'ho fatto attivare io. Ah, perfetto, grandissimo, meno male. Qualsiasi info. Anche tu, Lu, qualsiasi info chiedi a Yuri. Io chiedo a lui, è diventato il CTO, fatto da CTO. È un attimo, vedi, è un attimo che entri in questa casa e è già diventato un businessman. Bellissimo. Sono al telefono con l'altro governatore, non mi piace, illuminato, se la potresti spegnere, per favore. Cazzo, ma è un giorno che grazie sei qua? Mille. Ci sentiamo domani. Un po' scam però, guarda, bugga. Bugga tantissimo, sì, bugga, sì. Ci sta buggando. Ma l'altro governatore era Anonymous, l'hanno un attimo hackerata. Guarda, ora io e Luca ci organizziamo un attimo per gestire le infrastrutture e ci pensiamo noi. A posto.